quello del Duca, era Costantino Rozzi in ambito di quella gara, c'era anche Lino Banfi se non ricordo. E Vascoli giocava a Brescia, vincemmo a Brescia con gli Aghini e Scanafori, ma un po' a braccio, eh. Fu un ricordo straordinario. Però devi dire un grazie a questa gente, a questa tifoseria e a tante glorie che ci hanno accompagnato. L'altra sera con mia moglie abbiamo visto un programma su Report che parlava dei problemi dei recuperi di Torino, di Milano, e faceva una riflessione profonda. Noi abbiamo una tifoseria completamente diversa. Padri di famiglia che vanno tutti i giorni a lavorare e che hanno questa grossa passione che trasmette ai loro figli. La tifoseria con un attaccamento incredibile in percentuale alla popolazione della città. Veramente è stata sempre la forza del nostro club, i nostri tifosi, un valore assoluto. E grazie ancora a questi ragazzi perché hanno organizzato questa festa grandiosa. Abbiamo incontrato calciatori che hanno fatto forse la metà della storia dell'Ascoli Calcio. Ho visto persone emozionate, persone di 60, 70 anni, con le lacrime agli occhi, un incontro meraviglioso tra professionisti. Oggi per la prima volta si viene allo stadio senza nodi alla gola, senza pranzo sullo stomaco, senza riti scaramantici per sapere che risultato arriva. Oggi è una giornata di festa e dico ancora grazie ai tifosi che hanno organizzato questa bellissima festa. E grazie a voi per la partecipazione. Grazie ancora. Ho una promessa, ce la fai? Una promessa per il futuro, anche imminente, no? Abbiamo presentato poc'anzi l'allenatore. La promessa è che la società si adopera sempre per migliorare sempre più questa società. L'applicazione al lavoro è quello che ci distingue e avere un profilo basso e cercare di ottenere i risultati migliori possibili.